La strada provinciale che da Domodossola sale all'Alpe Lusentina è invasa da piante e arbusti, in alcuni tratti i rovi sono tali da restringere la larghezza della carreggiata, decine anche le buche disseminate lungo il percorso. Parte da qui la petizione di 250 residenti della frazione Domese di Vania. Le firme raccolte dopo la chiusura della provinciale ad agosto sono state inviate al presidente della provincia Costa per conoscenza Regione Piemonte, prefettura del VCO, parlamentari locali. Nella petizione i residenti lamentano lo stato di abbandono della strada e chiedono vengano ripristinate le condizioni di sicurezza. I residenti di Vania sottolineano il fatto che la provinciale affaccia lungo abitazioni e attività commerciali, ricordano la presenza della stazione sciistica di Domobianca e a supporto delle loro preoccupazioni rimarcano come il tracciato ogni giorno durante la bella stagione sia meta di decine di appassionati delle due ruote. La prima risposta incassata è stata quella della provincia del VCO, titolare sull'arteria, e che ha spiegato che la scarsa manutenzione della Domo Lusentino è figlia della penuria di fondi che affligge l'ente. All'appello ha risposto pure il deputato PD Enrico Borghi, il parlamentare vogonese. Ascoltate le istanze dei domesi, ha illustrato la soluzione, per esempio, adottata nel suo comune per ripulire da sterpaglie, rove e arbusti la Vogonia Capraga. La strada è stata ripulita grazie al lavoro dei richiedenti asilo ospitati da Vogonia, mentre la provincia ha prestato loro i mezzi per operare, ha spiegato la portavoce del comitato Vania Mirella Gentili, soluzione che i firmatari della petizione avrebbero anche sottoposto all'attenzione del sindaco Domese, ma che Lucio Pizzi avrebbe bollato come non praticabile a Domodossola. La situazione non è delle migliori, ma andremo comunque avanti nella nostra battaglia, giura Mirella Gentili, e per la prossima settimana il comitato Vania ha già convocato una conferenza stampa.